Ciao a tutti e benvenuti nella rubrica dei raccolti. Quello che vi propongo oggi è un raccolto adattissimo per la serata che sta per arrivare, quindi per l'ultimo dell'anno oppure per il primo giorno dell'anno. Scusatemi se sentite il cane che abbaia, purtroppo Eros è fatto così, è un cane molto silenzioso, molto tranquillo, ma quando comincia a prendere la via della serenata non la finisce più. Ho aspettato per circa un'oretta che smettesse di abbaiare, ma evidentemente oggi è una serenata lunga, quindi chiedo venia, spero che abbiate comprensione della cosa. Qual è l'acconciatura che vi mostro oggi? Ha un nome piuttosto banale, si chiama French Pinless Bun, ossia un raccolto che viene realizzato con una treccia francese senza utilizzare forcine. Io in realtà vi propongo una variante perché la variante con lo stick non mi piaceva tantissimo. Come potete vedere, è un raccolto estremamente elegante, estremamente raffinato. Lo stick per mezzo non mi piaceva particolarmente, per cui il nostro è un French pinless bun che però ha le pins, quindi abbiamo usato delle forcine. È molto molto semplice, però richiede soltanto un piccolo dettaglio, che i capelli devono arrivare a una certa lunghezza, ossia quella di poter fare almeno un giro fino a qui, quindi è poter coprire almeno metà del cerchio, in modo magari da poterli unire sopra, perché i capelli più corti non si riuscirebbe ad ottenere l'effetto. Quindi magari per chi ha capelli più corti può ricorrere al classical ballet bun oppure a una treccia francese magari ripiegata al di sotto, in modo che non scenda libera. Ci sono tutta una serie di piccoli accorgimenti che chi ha capelli più corti può fare, che noi capellone non possiamo fare. Ma questa acconciatura, mi dispiace, purtroppo per voi non è fattibile. Io presumo che la lunghezza minima per realizzare questa acconciatura sia più o meno che i capelli superino la lacciatura del reggiseno. Però potrei sbagliarmi perché la faccio soltanto da quando ho capelli molto lunghi. Quindi mi dispiace per voi, dovete guardare dei tutorial un po' vecchi se non avete capelli lunghissimi. Detto questo, io adesso vi lascio al tutorial e vi mostro come si realizza questa acconciatura. Quando dobbiamo realizzare un'acconciatura elegante intrecciata, dobbiamo innanzitutto oliare le lunghezze così da mantenere i capelli compatti nell'acconciatura. Dopo aver oliato, districhiamo per bene tutta la chioma, così da distribuire anche meglio l'olio tra i capelli, e possiamo realizzare la nostra treccia francese. Se non sapete come realizzare la treccia francese, vi lascio su nelle schede e giù nell'area info box il video in cui mostro il tutorial. Una volta che abbiamo raccolto tutte le ciocche della testa, facciamo un ulteriore passaggio con una ciocca finale senza aggiunta, che andremo a posizionare al centro. A questo punto la ciocca che si trova centrale verrà divisa in due e andrà ad aggiungersi alle due ciocche laterali, una a sinistra e una a destra, così potremo andare a realizzare due trecce. Infatti, ciascuna delle due metà di questa ciocca diventerà una ciocchettina di una delle due normali trecce inglesi. Intrecciamo quanto più possibile i capelli fino alle punte, fissiamoli con un elastico, dopodiché, se vogliamo dare più volume all'acconciatura, spampaniamo leggermente le nostre trecce e quindi, terminato di intrecciare tutti i capelli, andiamo ad infilare lo stick verticalmente dall'alto verso il basso, partendo dal primo intreccio della nostra francese, quindi sul retro del capo, facendo uscire lo stick poco prima degli ultimi intrecci. A questo punto ruotiamo prima una treccia e poi l'altra, tutti intorno allo stick, e andiamo a fissare le trecce con delle bobby pins, che vi ricordo si utilizzano con la faccia zigrinata verso il basso, quindi verso il capo. Andiamo a piazzare le bobby pins innanzitutto alla fine delle due trecce, dopodiché un pochino sparse per andare a fissare le trecce nella loro rotazione. Quindi io ne metto
due laterali e una sopra per fissare proprio il punto più alto. A questo punto l'acconciatura è finita, potete mantenerla sia con lo stick, come vedete fa un bell'effetto, magari con uno stick un po' diverso è meglio, ma io preferisco la versione senza lo stick, che risulta molto più elegante, molto più vittoriana, diciamo così. Come avete potuto vedere, tutta la difficoltà dell'acconciatura è nella coordinazione dei movimenti nel momento in cui andiamo ad intrecciare le trecce tra loro. Però non è particolarmente complessa, vi basta un pochino di allenamento e se non riuscite a farla per oggi potete tranquillamente farla per altre occasioni. Questa è un'acconciatura che io porto spesso, sia qualche volta che voglio fare un'acconciatura un po' più elaborata quando esco, sia quando mi è capitato di partecipare a cerimonie quali battesimi, matrimoni, comunioni, bla bla bla. E questa risponde bene alla necessità di un'acconciatura complessa che dia l'idea di un'acconciatura sontuosa senza però andare a stressare i capelli. Se avete paura che l'acconciatura possa non reggervi tutta la serata, potete o aumentare il numero di bobby pin o magari alternare bobby pin e forcine ad U, oppure mantenere lo stick. Nel video io vi ho mostrato l'utilizzo con questo stick qui, che è ad U, perché è l'unico stick così corto che io ho, ma potete tranquillamente utilizzare anche uno stick singolo, magari con degli strass, con qualcosa di più elegante, di più festaiolo, per mantenere comunque l'acconciatura con un certo sfarzo. Detto questo, noi ci lasciamo qui, ci vediamo a breve, ma l'anno prossimo, perché ci vedremo il 2 gennaio. Nel frattempo io non posso che augurarvi una buona giornata, un buon ultimo dell'anno e che il primo giorno del 2019 sia il primo di tanti giorni meravigliosi. Speriamo che questo 2019 ci porti tantissime belle notizie, tantissimi bei traguardi raggiunti, tantissimi sogni realizzati e meno problemi di quelli che ci ha portato il 2018. Ciao, ancora auguri! No! Scendi. No, Lady, scendi. E dai! Lady, ma perché non vai a dormire? E no, mi cammini tra gli attrezzi, mi fai cadere le cose. E mi è, vieni qua.